Perfetto, dovremmo essere live. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti alla presentazione dei corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari. Mi chiamo Simone Serra e sono un tutor di orientamento di questo Ateneo e avrò il piacere di accompagnarvi in questo brevissimo viaggio virtuale alla scoperta di quello che il nostro Dipartimento può offrire per voi. E questo breve incontro sarà diviso in due parti. Nella prima parte ci saranno le presentazioni dei nostri corsi di studio fatte dagli studenti e dai professori e i referenti dei corsi del nostro dipartimento. Ci sarà spazio ovviamente anche per la presentazione dei programmi di mobilità internazionale Erasmus e Ulisse. Nella seconda parte invece sarete voi i protagonisti perché avremo la possibilità di rispondere a tutte le vostre domande. Potete porle attraverso la chat che dovreste trovare sulla destra dei vostri schermi se ci seguite da un laptop. Le raccoglieremo durante tutti gli interventi e poi risponderemo alla fine. Quindi state con noi. Fino alla fine di questo incontro. Perfetto, abbiamo tantissimi ospiti, ci diranno tantissime cose interessanti, quindi iniziamo subito e nel farlo ovviamente iniziamo col nostro direttore di dipartimento, il professor Francesco Soddu, al quale do volentieri la parola. Prego, professore. Grazie, grazie. Dottor Serra, davvero solo poche parole per introdurre il Dipartimento. Vorrei svilupparle su due tematiche, su due punti. Il primo si può riassumere con l'espressione antiche radici, un po' di storia del nostro Dipartimento, della tradizione degli studi giuridici a Sassari che risale al 1632, quando il re di Spagna firmò la carta reale con la quale concesse al rettore dell'allora Ateneo, insomma dello studio turritano, il potere di conferire i gradi accademici in diritto canonico e civile. La storia poi si, come dire, articola in periodi, come dire, fortunati e periodi, come dire, meno brillanti per gli studi giuridici a Sassari, con due tappe, mi pare, di poter dire fondamentali. Uno è il rilancio dovuto al ministro Bogino a metà del Settecento, le riforme del 1765, se non ricordo male, che rilanciano l'Ateneo di Sassari, e un'altra tappa molto importante è il 1902, quando l'Ateneo di Sassari viene parificato alle università di primo livello del resto del paese. Ecco, la facoltà di giurisprudenza ha visto in questi anni, negli anni, la presenza di maestri riconosciuti a livello nazionale e internazionale in diversi settori delle scienze giuridiche, e dall'altro, questo è un, diciamo, elemento importante da considerare, l'altro è il fatto che ha garantito la formazione della classe dirigente sassarese e direi isolana, con possibilità di raggiungere posti di primo piano nelle professioni e nelle istituzioni in Sardegna e a livello nazionale. Quindi posso dire a nome del Dipartimento che siamo orgogliosi di queste solide radici. E secondo punto è l'oggi. Che cos'è oggi il Dipartimento di Giurisprudenza? Oggi è una comunità articolata e pluralista. Si conferma certamente come punto di riferimento di tutti coloro che, della comunità degli studiosi delle discipline giuridiche, e continua quindi a offrire, come spiegheranno i miei colleghi subito dopo, una formazione del futuro giurista, quindi giudici, avvocati, funzionari pubblici, privati, insomma i classici sbocchi che si immaginano, penso gli studenti immaginino, abbinati a questi studi. Ma allo stesso tempo il Dipartimento di Giurisprudenza può contare in questo momento tra i suoi docenti competenze e sensibilità diverse. Io stesso ne sono una dimostrazione. Io non sono un giurista, faccio lo storico delle istituzioni politiche come mestiere.
E questa contaminazione delle discipline storiche, politologiche, credo completi l'ossatura che continua ad essere naturalmente fondamentalmente, significativamente il predominio, diciamo così, delle scienze giuridiche. E questa felice contaminazione ci consente di offrire, come chiariranno gli interventi che seguono, una proposta formativa articolata e pluralista, anche grazie al fatto che abbiamo un rapporto formalizzato in qualche modo con altri dipartimenti. Mi riferisco in particolare al Dipartimento di Agraria e al Dipartimento di Storia. Così è per il corso di Scienze Politiche, così è per il corso di Sicurezza e Cooperazione. Allora, nella mia visione, la contaminazione e il pluralismo sono una ricchezza e sono un'opportunità. E io spero che gli studenti che sono presenti a questo webinar, no, che avranno opportunità di seguirlo anche in differita, se si dice così, possano prendere in considerazione l'offerta formativa del nostro dipartimento nelle loro scelte future. Grazie e buon lavoro a tutti. Microfono, Simone. Sì, mi sentite? Perfetto. Grazie mille, professore, per la sua presentazione. Ora entreremo proprio nel vivo dei nostri corsi di studio. Inizieremo con la presentazione del corso di studi in giurisprudenza. Quindi do la parola alla professoressa Paola Secchi e anche alla studentessa Emanuela Rassu. Prego, professoressa. Buonasera a tutti, non so se mi si vede, perché io vedo soltanto Simone Serra nel mio schermo ed Emanuela Rassu. Bene, io sono una ricercatrice di diritto processuale penale, sono la referente per l'orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza. Allora, quest'anno abbiamo deciso di affidare la presentazione dei nostri corsi di studio agli studenti in modo da cercare di coniugare al meglio la presentazione, l'illustrazione dei corsi di laurea con l'esperienza dei diretti interessati, gli studenti appunto. Allora darei subito la parola ad Emanuela Rassu, che è una nostra brillante, brillantissima studentessa del corso di laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza. Emanuela Rassu presenterà il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Emanuela Rassu è anche componente dell'associazione ELSA, European Law Students Association, associazione studentesca molto attiva che si occupa fra l'altro anche dell'orientamento degli studenti dei corsi di laurea giuridici. Bene, allora la parola ad Emanuela Rassu, prego. Buon pomeriggio a tutti e ringrazio la professoressa per la presentazione, sempre comunque troppo buona, e direi che per la mia relazione, se possibile, farei l'utilizzo ecco, di alcune slide. Se mi danno dalla regia la conferma che si vedono, potrei iniziare. Perfetto. Perfetto. Allora, partiamo subito quindi dal corso di laurea a ciclo unico di giurisprudenza. Innanzitutto, quindi, che cosa si studia? A giurisprudenza, nel corso magistrale, si studiano le più importanti materie giuridiche ed economiche appunto attinenti al diritto e all'organizzazione dello Stato. La particolarità rispetto ad altri corsi magistrali a ciclo unico è il fatto che il nostro corso non sia a numero chiuso, infatti comunque tutti coloro che siano interessati possono accedere e non è prevista alcun tipo di limitazione numerica per quanto riguarda le iscrizioni. Ma entrando nel vivo, quindi che cosa si occupa tale corso di laurea? Tale corso quindi assicura quello che è diciamo una formazione giuridica superiore che ha l'obiettivo ecco, di fornire le competenze, la conoscenza necessaria per ottenere e acquisire quella padronanza circa il metodo giuridico e quei fondamentali contenuti che sono necessari per la formazione del giurista. E questo viene fatto diciamo, in un contesto di formazione che possiamo definire il più di respiro europeo internazionale che
è un elemento, possiamo dire, imprescindibile per qualora si voglia appunto fare qualunque carriera che con, diciamo, con la laurea in giurisprudenza è possibile avere accesso. Infatti il corso di laurea magistrale risulta fondamentale per quello che è l'accesso, diciamo, alle tre professioni legali tradizionali, quale appunto l'avvocatura, la magistratura e il notariato, eppure non solo questo. Infatti abbiamo detto comunque un ciclo unico, quindi si svolge nel corso di 5 anni nei quali gli studenti dovranno acquisire, ecco, ottenere un totale di crediti pari a 300. Detto questo, però, abbiamo detto che a livello di sbocchi occupazionali, quindi oltre alle professioni classiche, c'è questo corso di laurea dà la possibilità di accedere a numerose carriere, quali appunto i concorsi della pubblica amministrazione, ma anche la carriera diplomatica, appunto per questo respiro internazionale, ecco, che viene dato dalla formazione, ma anche quindi giurista presso le istituzioni internazionali, il giurista d'impresa, ma anche il docente nelle scuole superiori, ma anche il docente e la carriera, diciamo, universitaria. Ulteriore possibilità poi che viene data invece da questo corso è la possibilità di ottenere un doppio titolo grazie alla collaborazione che è stata stretta tra l'Università di Sassari e l'Università di San Paolo del Brasile, grazie alla quale viene data la possibilità quindi agli studenti che vogliono ottenere un titolo che è valido sia quindi in Brasile ma anche quindi in Italia secondo quelli che sono i regolamenti, e attraverso lo svolgimento di un periodo di mobilità presso l'Università di San Paolo. E detto questo, diciamo in breve, interrompo adesso la presentazione, vorrei concludere dicendo che per esperienza tale corso di laurea dà la possibilità veramente di spaziare per quelli che sono gli interessi e le passioni di un giurista, e quindi diciamo sono una studentessa al quinto anno e tornando indietro farei esattamente la stessa scelta. Comunque ringrazio tutti per l'ascolto e passo la parola. Grazie mille Emanuela e grazie mille anche alla professoressa Paola Secchi. Diamo quindi la parola alla professoressa Rosanna Ortu e Alice Murgia che ci illustreranno il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici. Quindi passo proprio la parola alla professoressa Ortu. Prego, professoressa. Grazie, dottor Serra. Io attualmente sono il presidente del consiglio del corso di laurea di scienze dei servizi giuridici. Insegno al corso di scienze dei servizi giuridici e diritto privato romano e al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano. Oggi mi trovo qui a illustrare e introdurre la presentazione di una nostra studentessa, Alice Murgia, che è stata una brillante studentessa del corso di Scienze dei Servizi Giuridici nella nostra sede di Nuoro, proprio perché il nostro corso ha due sedi fisiche, una a Sassari e l'altra a Nuoro, e Alice si è già laureata in Scienze dei Servizi Giuridici e attualmente sta proseguendo la sua carriera di studentessa proprio perché vuole conseguire la laurea magistrale in giurisprudenza. Quindi un bel esempio di prosecuzione nel campo degli studi giuridici. Non voglio rubare spazio a tutto ciò che illustrerà Alice e quindi cedo la parola ad Alice Murgia che illustrerà molto bene le caratteristiche del corso di Scienze dei Servizi Giuridici. Grazie. Grazie professoressa, sì, come diceva, io mi sono laureata alla triennale, in particolare
nell'ambito dei servizi giuridici per l'ambiente e il patrimonio culturale. Difatti la laurea triennale presenta due tipi di curriculum. I primi due anni sono gli stessi e alla fine, appunto, alla fine del secondo anno lo studente è chiamato a fare una scelta, appunto scegliere quale percorso fare, quindi quello per scienze dei servizi giuridici per l'amministrazione oppure scienze dei servizi giuridici per l'ambiente e il patrimonio culturale. Sono due rami assolutamente attuali per il mondo in cui viviamo adesso. Difatti il primo curriculum dà la possibilità allo studente di avere una formazione sui più importanti campi, dal diritto privato al diritto costituzionale, diritto romano, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale, e avere una specifica conoscenza appunto su quelli che sono i campi dell'amministrazione. Quindi lo studente poi potrà, sarà pronto a provare i concorsi per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche oppure anche l'ambiente privato. Per quanto invece riguarda il ramo di scienze dei servizi giuridici per l'ambiente e il patrimonio culturale, è un fiore all'occhiello, diciamo, perché si va a toccare proprio il rapporto e la valorizzazione del territorio, molto importante per una realtà come quella di Nuoro, dove ho studiato io. Voglio sottolineare appunto che nella realtà nuorese, dove io ho studiato e dove continuo a studiare, perché vi è la possibilità, una volta laureati, di poter fare appunto la scelta di continuare il proprio percorso di studio e seguire le lezioni in videoconferenza con i docenti che ci accompagnano dalla triennale, quindi integrando i CFU mancanti per gli esami. Molto importante il rapporto col territorio che l'Università di Sassari e tutto il Dipartimento di Giurisprudenza ha proprio con gli studenti, in quanto non ci sentiamo mai abbandonati, ecco, anche essendo una sede distaccata. È il rapporto che si instaura proprio con i docenti e tra gli stessi studenti è fondamentale perché si abbia una continuità sotto questo punto di vista. Vorrei fare un ultimo riferimento al fattore dell'internazionalità. Infatti da anni a Nuoro si svolgono numerose summer school e viaggi di istruzione che ci permettono di toccare con mano e di avere una concreta percezione di quello che studiamo sui libri. Grazie. Grazie mille appunto a Rosanna Ortu, la professoressa Ortu e anche ad Alice Murgia. E adesso invece entreremo nel vivo del corso di laurea in scienze politiche. Nel farlo do la parola al professor Guglielmo Sanna e anche alla studentessa Emanuela Usala. Prego, professor Sanna, a lei la parola. Buon pomeriggio. Una breve schematica presentazione del corso. Nella grande famiglia delle scienze sociali, le scienze politiche sono caratterizzate da una vocazione spiccatissima alla multidisciplinarità e alla interdisciplinarità. Lo studente di scienze politiche studia i diritti, ma studia anche le economie, studia anche le sociologie, e poi studia le politologie e studia inoltre le storie. Lo studente di scienze politiche coltiva le lingue straniere, che sono come i diritti, come le economie, come le storie, parte integrante della sua esperienza formativa. In quest'ottica, l'ottica appunto della multidisciplinarità, l'ottica della interdisciplinarità, il corso di laurea triennale in scienze politiche non corrisponde certo a quell'idea di corso di laurea, oggi si dice professionalizzante, un'idea che è spacciata oggi come unica soluzione vincente, soluzione per così dire passepartout al problema dell'ingresso nel mercato del lavoro. Lo studente di scienze politiche studia i diritti, ma non li studia così specialisticamente come lo studente di scienze giuridiche, studia le economie, ma non le studia così specialisticamente come lo studente di scienze economiche, e via dicendo. Insomma, la figura del laureato in scienze politiche
non è identificabile in figure professionali definibili monoliticamente secondo i canoni tradizionali, l'avvocato, il notaio, il magistrato, il commercialista, il medico, il veterinario. Il punto però è: il mercato del lavoro oggi richiede esclusivamente o anche solo prevalentemente figure professionali squadrate come quelle di cui continuano a parlarci i nostri genitori. Nell'attuale mercato del lavoro si entra e si permane stabilmente senza mai cambiare pelle. L'attuale mercato del lavoro sfavorisce oppure predilige figure duttili, versatili, anfibie, figure capaci di adattarsi tanto nel pubblico quanto nel privato alle continue rapide trasformazioni di una società sempre più mutevole. Ecco, il laureato in scienze politiche può contare su una formazione eclettica, che avendogli trasmesso le metodologie di apprendimento di un ampio spettro di discipline così diverse tra loro, gli permetterà di stare a passo con i tempi e di cogliere di volta in volta un più ampio ventaglio di opportunità. Qui a Sassari il corso di laurea triennale in scienze politiche prevede due diversi percorsi, uno politico-amministrativo e uno politico-internazionale. L'iscrizione per entrambi è aperta a chiunque sia in possesso di un diploma di scuola media superiore. La matricola è chiamata a sostenere un test d'ingresso che è però finalizzato ad accertare il possesso di alcuni requisiti minimi fondamentali, come in particolare la comprensione di una lingua dell'Unione Europea secondo il livello A2. L'eventuale esito negativo non preclude l'iscrizione, ma può comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi. Io cedo la parola a Emanuela Usala, che è una brillante studentessa di scienze politiche e che è stata per diversi anni presidente dell'ASP, l'Associazione Studenti di Scienze Politiche. Prego Emanuela. Buonasera a tutti, ringrazio il professor Sanna. Come ha detto il professore, sono iscritta al terzo anno di scienze politiche ed essendo arrivata praticamente alla fine del mio percorso posso fare una sorta di bilancio conclusivo e non posso che concordare con le parole del professore, perché mi rendo conto di quanto effettivamente la mia scelta sia stata giusta per me, andando a combinare passioni e interessi come potevano essere la politica, la storia, la filosofia, la sociologia, e quindi riuscendo a combinare tutto ciò che davvero faceva per me. Ovviamente la mia esperienza è stata fortemente condizionata dalla mia partecipazione all'Associazione di Scienze Politiche. Quest'anno sono il vicepresidente, dopo essere stata appunto presidente, e l'associazione ormai è da 18 anni che si trova all'interno del nostro corso. E l'ASP è stata fondata e ha avuto tuttora una grande importanza per gli studenti, viene molto considerata anche dai professori che ci danno sempre un sostegno in merito e tuttora ha una grande influenza sui suoi membri e un appoggio non indifferente soprattutto per le matricole che magari si possono trovare un pochino spaesate nel momento in cui entrano nell'università per la prima volta. E, tra le tante cose che l'associazione fa, ci occupiamo dell'organizzazione di eventi, dell'organizzazione di seminari, convegni che coinvolgono non solo il nostro dipartimento ma anche professori esterni, figure di spicco. Ovviamente ci occupiamo anche dell'organizzazione di feste e di aperitivi, perché comunque dobbiamo considerare che un po' di svago ci vuole sempre. E nell'associazione troverete persone con cui confrontarvi, persone che vi potranno appoggiare, persone che vi potranno dare dei consigli dal momento che hanno già affrontato il percorso che voi vi state a cui vi state approcciando. L'ASP è ovviamente aperta a tutti gli studenti di scienze politiche, l'unico requisito, se così lo vogliamo chiamare, è una sana dose di polemica, dal momento che molto spesso veniamo additati come degli studenti particolarmente polemici, lo riconosciamo, ma è anche la nostra parte più bella. E dal momento che l'associazione nasce dagli studenti per gli studenti, siamo a vostra completa disposizione qualora aveste necessità di qualunque informazione o di qualche aiuto. Io onestamente penso che la mia esperienza non sarebbe stata la stessa in scienze politiche o comunque all'università senza l'associazione e quindi sono felice e vi consiglio davvero di tenere in considerazione questo corso, perché vi potrà aprire molte più porte di quante potrete mai immaginare.
davvero. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille Emanuela e grazie mille anche a professor Guglielmo Sanna. E adesso andiamo invece a presentare l'ultimo corso di laurea, quello in scienze in sicurezza e cooperazione internazionale. E avremo professor Quirico Migheli accompagnato dalla studentessa Martina Zucconi. Quindi do la parola al professor Migheli. Prego professore. Eccoci, grazie Simone. L'ultimo, ma non l'ultimo per importanza ovviamente, io sono un docente della facoltà del Dipartimento di Agraria, allora vi potrete chiedere cosa ci fa un professore di Agraria a presentare i corsi di giurisprudenza. Sicurezza e cooperazione internazionale è un corso interdipartimentale e devo dire che in questi 4 anni che ho svolto il ruolo di presidente del corso di laurea mi sono divertito tantissimo, anche perché questo mi ha permesso di conoscere un sacco di colleghi che si occupano di cose completamente diverse da quelle che faccio io, ma soprattutto mi ha permesso di conoscere questi studenti che sono davvero meravigliosi, pieni di entusiasmo, e siccome fra gli altri insegnamenti gli insegniamo anche a comunicare, voglio lasciare la parola a Martina, che è rappresentante degli studenti di sicurezza e cooperazione internazionale e nostra portavoce per oggi. Prego Martina. Buonasera a tutti, intanto ringrazio il professor Migheli. E niente, io partirei subito con la presentazione del nostro corso di laurea. Allora, il corso di laurea in sicurezza e cooperazione internazionale, come diceva il professor Migheli, è multidisciplinare, infatti questo si affaccia sulle tematiche che riguardano sia il Dipartimento di Giurisprudenza che il Dipartimento di Agraria e fa parte della classe di laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza. Il nostro corso di laurea fa parte di un progetto innovativo, quindi nel sistema formativo dell'Università Italiana, che integra in sé diverse discipline. Infatti passiamo da discipline sociologiche, politologiche, a discipline più giuridiche, spaziamo anche a discipline più tecnico-scientifiche. Il corso di laurea quindi si propone di formare esperti, quindi capaci di esercitare funzioni operative, di coordinamento, di direzione e di controllo in diversi ambiti, come quello della cooperazione internazionale, e quindi ci affacciamo nella tutela dei diritti umani e delle attività di supporto alla pace, e poi quello della protezione civile, sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria. Chi frequenta SCI? Frequenta SCI gli studenti cosiddetti standard, ovvero quelli che provengono dalle scuole superiori, che sono generalmente motivati e sensibili nei confronti dei temi quali il rispetto dei diritti umani, la cooperazione internazionale, lo sviluppo, la sicurezza comunque interna ed esterna. Studiano e frequentano il nostro corso anche persone che fanno parte del personale militare, che quindi desiderano interfacciarsi con il nostro corso per via della sua multidisciplinarietà, e anche persone che lavorano comunque, sono specializzate nel settore della protezione civile, e anche personale sanitario. Ma parliamo delle discipline invece. Abbiamo due curriculum, quello di diritti umani e di supporto alla pace e quello di sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria. Bene, il primo anno è in comune, quindi tutti gli esami sono comuni ad entrambi gli curriculum. Invece quando andiamo dal secondo al terzo anno avremo comunque una sorta di scissione, ovvero in comune avremo soltanto qualche esame come diritto internazionale dell'Unione Europea oppure topografia e cartografia, progettazione, cooperazione e sviluppo. E poi tutti gli altri esami sono strettamente caratterizzati per ogni singolo curriculum, quindi anche questi però comunque spaziano, vanno dall'ambito giuridico all'ambito scientifico. E poi una cosa molto importante per il nostro corso di laurea, essendo rivolto verso carattere internazionale, è quello della conoscenza della lingua inglese. Infatti si fa inglese 2, quindi il livello avanzato di inglese, e anche una seconda lingua straniera, quindi francese, spagnolo o arabo. Le opportunità di carriera, beh, dove? Ci si chiede, faccio cooperazione internazionale, però dov'è che posso lavorare? Un bellissimo nome, beh, di sicuro nelle organizzazioni internazionali, nelle organizzazioni governative, quindi le ONG o attive anche nella protezione civile, nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, negli interventi umanitari di supporto alla pace, negli interventi comunque post-emergenziali che sono a tutela delle popolazioni che vengono colpite da calamità naturali, conflitti o epidemie. Ma come? Attraverso di sicuro la figura del project manager, responsabile di programmi di intervento umanitario, oppure il coordinatore di un progetto, un capo missione, un funzionario in istituzioni internazionali intergovernative.
Queste immagini rappresentano in maniera concreta quello che è un esempio di ciò che si andrà a fare quando si porta avanti questo tipo di studi. Parliamo anche di tirocinio. Vai. Allora, il nostro corso di laurea offre la possibilità di fare tirocinio attraverso degli accordi con enti pubblici e privati, ONG e organizzazioni no profit per lo svolgimento di quest'ultimo. Il tirocinio può essere svolto anche all'estero attraverso i programmi di mobilità Erasmus, Ulisse e Traineeship. Devono essere accumulati 21 crediti tra il tirocinio e le attività formative non convenzionali, quindi si tratta di ulteriori attività oltre ai semplici esami che vengono dati, e 3 crediti per la prova finale. Poi abbiamo 12 crediti per esami che verranno scelti dal singolo studente, quindi si dà allo studente anche la possibilità di scegliere 2 esami. Poi abbiamo la laurea magistrale in gestione di flussi migratori e il master in migration management. Questo diciamo che è il proseguo del nostro percorso, perché non si conclude con la triennale, è un'esperienza molto che va portata avanti e che ci permette di professionalizzarci all'interno dell'Università di Sassari. Niente, nella prossima ecco, questo è il sito del nostro corso di laurea, che troverete la sezione all'interno del sito del Dipartimento. Vedrete raffigurate diverse immagini di ciò che viene svolto da chi lavora nei campi dei profughi oppure da chi opera nel settore della protezione civile. E anche queste sì, sono delle immagini. E niente, questi sono i contatti. Volevo dire soltanto che sono la rappresentante degli studenti del corso di laurea in sicurezza e cooperazione internazionale. E quindi tutti gli studenti che necessitano di supporto per poter entrare nel nostro corso di laurea, comunque avere delle notizie in più, chiarimenti, eccetera, possono perfettamente contattare i contatti qui presenti e anche le rappresentanti se vorranno. Grazie, grazie mille Martina. Grazie mille Martina. Ecco qua, ok, sì, forse c'è un piccolo problema tecnico. Ok, sì, perfetto. Grazie mille Martina e grazie mille professor Micheli. E adesso veniamo all'ultima presentazione, ultima ma non meno importante. Infatti studiare a Sassari significa anche studiare in Europa. Quindi andremo a vedere quelli che sono i programmi di mobilità internazionale offerti dal nostro Ateneo e dal nostro Dipartimento in particolare. E per parlare un po' di questo argomento avremo Isabella Fois in collegamento da Bruxelles, che sta proprio svolgendo un tirocinio nell'ambito del programma Erasmus. Avremo anche la dottoressa Valeria Petrucci, che è appunto la referente per il programma Erasmus e Ulisse nel Dipartimento, e anche Andrea Cocco, un altro studente che ci racconterà la sua esperienza come studente Erasmus. Quindi cedo subito la parola a Isabella Fois. Prego Isabella. Buonasera a tutti. Sì, come diceva il dottor Serra, io sono a Bruxelles per portare avanti un'esperienza di Erasmus, specialmente traineeship, quindi vuol dire che è un Erasmus di tirocinio piuttosto che di studio. Io provengo dalla triennale di sicurezza e cooperazione internazionale, principalmente dal curriculum diritti umani e supporto alla pace, e diciamo che durante i miei 3 anni di carriera ho avuto modo di stressare in lungo e largo sia la dottoressa Petrucci che il professor Micheli, in quanto quello che io ho sempre voluto fare era viaggiare, scoprire e scoprirmi. E attraverso le mie esperienze che ho fatto durante la triennale e che sto facendo adesso durante la magistrale in gestione dei flussi migratori, ne ho avuto decisamente modo, nonché anche il fatto di sottolineare quanto la mia scelta fosse stata giusta. Essenzialmente io durante la triennale ho fatto un'esperienza Ulisse, che è un'esperienza extraeuropea. Sono stata in Madagascar per 3 mesi.
E grazie anche al lato interdisciplinare del corso di laurea, sia triennale che magistrale, ho avuto modo di interfacciarmi con tantissime figure professionali che mi hanno dato quella conoscenza necessaria affinché io potessi decidere e scegliere con fermezza quello che sarei voluta diventare da grande. Ed essenzialmente credo di aver fatto la scelta migliore della mia vita, perché sono stata affiancata in ogni mio passaggio, in ogni mia decisione e soprattutto scelta, perché ci sono un'infinità di possibilità, che un sacco di strade che potete prendere, e i docenti sapranno aiutarvi al meglio, perché sono persone che vi aiutano in tutto e per tutto e vi affiancano. E durante la mia esperienza in Madagascar io sono stata inserita e sono stata veramente inclusa all'interno della comunità locale, ho avuto modo di interfacciarmi con i loro usi e costumi. Volevo sottolineare anche il fatto che non siamo un corso di laurea che fa solo il lavoro sul campo, siamo un corso di laurea che fa molto di più, e io sono adesso a Bruxelles in un ufficio a fianco al Parlamento europeo, ho possibilità tutti i giorni di interfacciarmi con europarlamentari, abbiamo un'infinità di possibilità ed è proprio questo che mi ha catturato del nostro corso di laurea. Grazie per questa opportunità. Prego, dottoressa Petrucci. Microfono. Sì, dovrebbe attivare il Valeria, microfono. Valeria, il microfono. Dottoressa. Scusatemi, buonasera a tutti. Grazie della parola, dottor Serra. Io sono Valeria Petrucci, sono la referente amministrativa nel Dipartimento di Giurisprudenza per i programmi di mobilità internazionale e studentesca. E volevo salutare tanto Isabella perché è un esempio di studentessa che veramente ha saputo cogliere le opportunità che il Dipartimento offre a tutti gli studenti che si iscrivono ai nostri corsi di studio. Io sarò, diciamo, se sceglierete di iscrivervi in uno dei nostri corsi, una figura un po' di supporto che vi fornirà tutte le informazioni necessarie per partecipare ai programmi di mobilità, che sostanzialmente presso l'Ateneo di Sassari sono il programma Erasmus e il programma Ulisse, e come avete potuto sentire anche dalle presentazioni precedenti. Il programma Erasmus consente agli studenti di svolgere mobilità o a fini di studio, quindi di studiare per un periodo all'estero in un'università partner del Dipartimento, che ha università partner in tutta l'Europa, oppure un periodo di tirocinio presso un ente, un'organizzazione sempre all'interno dell'Unione Europea. Al lato di questo percorso gli studenti possono fare anche un'esperienza un po' più, diciamo, come abbiamo sentito da Isabella, un po' più culturalmente impattante, andando all'estero con il programma Ulisse, che consente invece di fare esperienze al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Abbiamo avuto un racconto da Isabella delle sue esperienze ai fini di tirocinio principalmente, ma abbiamo, come vi ho detto, la possibilità di studiare anche fuori, di avere interamente riconosciuto tutto ciò che viene fatto in termini didattici presso le università europee. Tutti gli studenti possono partecipare, i bandi sono annuali, per cui iniziate magari già a proiettarvi in questa dimensione internazionale, curando soprattutto la preparazione linguistica, che è fondamentale per svolgere un'esperienza all'estero. Non vi rubo altro tempo e lascio la parola ad Andrea Cocco, che è uno studente del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, che ha svolto un'esperienza molto interessante che vi racconterà a Granada, all'Università di Granada, nell'anno in cui è scoppiata la pandemia. E quindi, però, insomma, è andato tutto bene qui con noi. Vi ringrazio e buona serata. Grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
Mi presento, mi chiamo Andrea Cocco, sono uno studente al quarto anno di giurisprudenza e permettetemi innanzitutto di ringraziare il Dipartimento per aver organizzato, nonostante il periodo diciamo difficile, una conferenza come questa che a mio tempo è stata determinante. Ricordo ancora l'incontro con la professoressa Secchi che mi ha spinto in maniera convinta a scegliere questo percorso appunto in giurisprudenza e permettetemi anche di ringraziare la dottoressa Petrucci innanzitutto per avermi scelto come rappresentante per raccontare questa esperienza, ma anche e soprattutto, nonostante io non abbia appunto mai avuto modo di dirglielo, per essermi stata sempre vicino e essere stata una figura di supporto importante durante la mia esperienza che, come potete immaginare, comunque è un'esperienza difficile, allo stesso tempo totalizzante e bellissima. Ma veniamo a noi. Quando mi è stato chiesto di appunto raccontare il mio viaggio dalla dottoressa Petrucci, la prima cosa che mi è venuta in mente è come io, durante i primi mesi di università, fossi totalmente convinto di non andare in Erasmus, di non fare un'esperienza del genere, perché credevo che fosse quasi una perdita di tempo. Ricordo ancora un incontro con la professoressa Ortu, non so se lei ricordi questo episodio, nel quale lei appunto spingeva affinché io, ma tutti gli studenti del primo anno, ci approcciassimo appunto a un'esperienza all'estero, e io risposi proprio fermamente che non sarei partito perché ero troppo concentrato sul mio percorso di studi. E fu proprio un incontro con un ragazzo della mia età, con ragazzi che avevano appunto vissuto questa esperienza, a cambiare la mia prospettiva. E quindi spero in un certo senso che la mia testimonianza possa aiutarvi ad aprire anche a questa possibilità. Per parlare, diciamo, per raccontare che cosa voglia dire vivere un'esperienza come quella dell'Erasmus, probabilmente ci vorrebbero ore, se non giorni, e i miei amici lo sanno bene, insomma, che comunque ci sono tante, tante cose da raccontare. Provo a, nel poco tempo di cui ho disposizione, racchiudere appunto quelli che sono, secondo me, gli aspetti salienti, e lo faccio dividendoli in due punti fondamentali. Il primo è il punto di vista didattico. Dal punto di vista didattico, l'esperienza Erasmus è molto importante perché, per vari aspetti, chiaramente è quasi scontato dire quanto sia importante conoscere una nuova lingua, imparare una nuova lingua, ma soprattutto da un punto di vista lavorativo apre strade importanti, perché conoscere una nuova lingua, conoscere, come nel nostro caso, un ordinamento diverso, nonostante poi ci siano molte similitudini come quello spagnolo, rapportarsi appunto a un metodo di studio diverso sicuramente è una cosa interessante, e devo dire in questo caso che l'Università di Sassari e il nostro Dipartimento di Giurisprudenza aiuta in questo senso, perché tutti gli esami vengono, perlomeno per quanto mi riguarda, sono stati convalidati senza nessun problema. Anche la tabella di conversione delle valutazioni, che sembra un aspetto secondario, ma in realtà non lo è, perché molti possono essere frenati nel partire con la paura di vedersi abbassata la media. In realtà è una tabella che rispetta appieno quelle che sono anche le difficoltà che si possono incontrare in un'esperienza all'estero, e quindi devo dire che poi, insieme anche al supporto, come ho detto, della dottoressa Petrucci e di tutti quelli che si occupano appunto di questa esperienza, è un'esperienza facilitata appunto dalla professionalità di queste persone. E poi c'è un altro aspetto che è quello che più di tutti mi ha segnato, che è l'aspetto umano, perché vivere un'esperienza come quella dell'Erasmus da un punto di vista umano è veramente veramente importante. Io da poco mi è capitato di studiare nel manuale di mediazione della professoressa Foddai e di incontrare un concetto, che è quello, il concetto di conflitto. E la professoressa definisce il conflitto, citando alcuni filosofi, come causa, tra le altre cose, di un riassetto del proprio equilibrio interno. E questa frase mi ha colpito e la ritengo molto pertinente, perché se si paragona il conflitto con il confronto, in realtà scoprire una nuova cultura, rapportarsi a una nuova cultura, fa sì che anche le nostre convinzioni vengano messe in dubbio, però in maniera positiva,
cioè ci si chiede continuamente, ci si fanno continuamente delle domande, ed è sicuramente l'aspetto che più di tutti mi ha segnato. Veramente molte volte sentiamo dire fate un'esperienza all'estero perché conoscere nuove culture è importante, però finché non la si vive veramente non si capisce quanto realmente sia importante. Quindi io ciò che posso fare è semplicemente raccontare la mia esperienza e dirvi di aprire questa porta, perché è un'esperienza veramente totalizzante che può cambiarvi la vita sotto vari aspetti. È un'esperienza che rimane nel cuore e a volte anche nella pelle. Vi ringrazio. Grazie mille Andrea, bellissima testimonianza, grazie mille anche alla dottoressa Petrucci e anche a Isabella Fois. Perfetto, siamo giunti quindi alla fine di tutti gli interventi che erano previsti e ora è il tempo delle domande. Abbiamo alcune domande dal pubblico, quindi possiamo vederle subito. Allora, c'è una prima domanda da un utente anonimo, dice: è possibile ricevere un attestato di partecipazione? Sì, certo. Tutti i partecipanti, tra l'altro anche abbastanza numerosi all'evento, riceveranno un attestato di partecipazione, quindi perfetto. E poi abbiamo anche un'altra domanda per quanto riguarda giurisprudenza, che girerei alla professoressa Secchi, se lei è d'accordo, riguardante la valenza della laurea in giurisprudenza per l'estero. Mi sente, professoressa? Sì. Beh, questo dipende un po' dai vari ordinamenti. Come ha ricordato anche la studentessa Emanuela Rassu, noi abbiamo un percorso di studio a doppio titolo, che riguarda un titolo, un percorso possiamo dire di laurea, che si svolge sia in Italia sia a San Paolo del Brasile, e gli studenti al termine del corso acquisiranno due titoli. Uno è la laurea magistrale in giurisprudenza presso l'Università di Sassari e poi la laurea presso l'Università in giurisprudenza presso l'Università di San Paolo del Brasile. Poi ovviamente la laurea può essere riconosciuta, ha una valenza. Io stessa, quando frequentavo il dottorato con la laurea in giurisprudenza, sono stata ammessa all'Università di Oxford per seguire un corso per graduate students, cioè per un corso post lauream, e dunque la laurea in questo caso ha una valenza anche all'estero. Perfetto, grazie mille professoressa, molto chiara. Abbiamo anche un'altra domanda, non saprei a chi girarla. Tra i vari corsi introdurrete anche il corso di scienze dell'investigazione? Questa è una domanda un po' complicata, chi se la sente di rispondere? Allora, posso forse rispondere io, poi forse anche il professor Michele, non lo so, perché per quanto riguarda il corso di laurea in giurisprudenza, noi abbiamo delle materie all'interno del corso di laurea, diciamo la stessa procedura penale, diritto processuale penale si occupa anche dell'investigazione, poi abbiamo avuto anche dei master, diciamo però dei percorsi post lauream, e quindi diciamo che all'interno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ci sono delle materie in cui già si studiano, si studia la normativa, diciamo, riguardante anche l'investigazione, appunto nel processo penale, cioè l'attività di polizia giudiziaria, ad esempio, quindi investigazione, attività del pubblico ministero, che poi può essere declinata successivamente in corsi post laurea, in master, così via. Non so se può rispondere anche il professor Micheli. Sì, prego. Allora, non so, vero e proprio corso di investigazione, no, nella laurea triennale in sicurezza e cooperazione internazionale sembra appare anche un po', ancora un po' forse prematuro. Però, per esempio, mi viene in mente c'è un corso di cyber security, cioè sicurezza informatica, specifico, che aiuta gli studenti a capire quali sono le problematiche relative appunto alla sicurezza informatica e anche ai modi di analisi dei cybercrime cosiddetti e il modo di prevenirli.
e c'è anche un corso di disaster management, diciamo, che permette, che è un corso libero, che permette agli studenti di sapersi destreggiare in situazioni, diciamo, di emergenze, emergenziali in generale. Ok, grazie mille professor Michele, grazie mille anche alla professoressa Secchi. E abbiamo anche un'altra domanda che invece girerei alla professoressa Ortu. La leggo brevemente. Buonasera, sono interessata al corso di Scienze dei Servizi Giuridici a Nuoro. Sono una lavoratrice e vorrei capire, per poter conciliare lavoro e studio, se ci sono corsi che prevedono l'obbligo della frequenza delle lezioni, Covid permettendo. Nel caso si prosegua con video lezioni, è possibile vedere le registrazioni? Grazie mille. Prego, professoressa. Ecco. Allora, ovviamente in periodo di Covid tutto si è svolto online, quindi anche per i nostri studenti lavoratori è stato semplice seguire i nostri corsi e molti colleghi, molti docenti hanno anche registrato le lezioni, dando la possibilità agli studenti lavoratori anche di seguire le lezioni anche oltre l'orario consueto di erogazione del corso. Per il futuro noi auspichiamo ovviamente di ritornare in presenza e quindi a Nuoro noi svolgiamo tutte le nostre lezioni con la presenza dei docenti, anche se come Dipartimento di Giurisprudenza noi abbiamo sempre considerato la trasmissione in videoconferenza delle nostre lezioni. Un po' siamo stati pionieri, a dire il vero, da questo punto di vista, tra l'altro trasmettendo in videoconferenza le nostre lezioni anche in zone disagiate della Sardegna centrale, raggiungendo anche piccoli centri. Quindi per i nostri studenti, riattivando queste possibilità di seguire i corsi online, visto l'esperienza fatta attualmente in età di Covid, penso che per i lavoratori potremmo programmare anche delle lezioni online e seguire i corsi collegando i corsi in presenza anche con delle registrazioni da trasmettere online. Ecco. Grazie mille. Ecco, questo è l'auspicio, ecco. Grazie mille professoressa. Abbiamo anche un'altra domanda da parte di Alice, ecco, che si firma. Perfetto, allora salve, sono interessata al corso di giurisprudenza e vorrei sapere se per chi ha famiglia con figli come me è possibile fare un part time. Grazie mille. Quindi girerei questa domanda alla professoressa Secchi, visto che si parla di giurisprudenza. Sì, certamente sì, ci si può iscrivere part time, in questo caso la durata del... Potrebbe attivare la webcam, professoressa? Sì, ho attivata. Ah, ok, sì, comunque sì, si sente, non c'è problema. Non so se mi si vede, è possibile iscriversi part time, in questo caso la durata del corso di studio raddoppia, non sarà più 5 anni ma 10 anni, quindi insomma si può conciliare in questo modo la famiglia e lo studio, e cosa molto importante è anche il fatto che si può scegliere inizialmente di iscriversi part time, poi si può anche ritornare sulla propria decisione e decidere di iscriversi, per così dire, full time, e in questo caso diciamo non c'è il pericolo di sostanzialmente di andare fuori corso se si rimane part time, se si hanno anche degli altri impegni. Certo, chiarissima. Professoressa, abbiamo anche un'altra domanda per tutti gli appassionati di criminologia, sempre per la professoressa Secchi, perché appunto si parla di giurisprudenza. Per chi vuole diventare criminologa, il corso di giurisprudenza è valido ed eventualmente dopo la laurea c'è un percorso da fare? Certo che è valido, fra l'altro noi abbiamo l'insegnamento di criminologia, è un corso a scelta. Poi abbiamo anche altre materie, la stessa materia di diritto penitenziario è una materia che può essere molto utile anche per i criminologi, quindi le materie di tipo penalistico, diritto penale, diritto processuale penale e così via, sono tutte materie che danno una formazione, diciamo,
o penalistica e anche criminologica, proprio perché, come vi dicevo, abbiamo anche il corso di studio, l'esame e la materia di insegnamento di criminologia, e da quest'anno abbiamo attivato anche un corso di diritto penale antidiscriminatorio. Dunque, tanti esami di tipo penalistico, poi una volta conseguita la laurea si potrà effettuare un percorso o di specializzazione. Diciamo che la criminologia è molto vasta, poi può essere intesa in diversi modi, perché ci può essere la criminologia clinica e altri tipi di criminologia. Perfetto, grazie mille professoressa, gentilissima. Allora, penso che insomma abbiamo avuto molte domande e questo mi fa molto piacere perché evidentemente ci sono molti studenti interessati al nostro dipartimento e questo veramente ci fa molto molto piacere. Quindi direi di chiudere questo breve incontro di presentazione della nostra offerta formativa e ovviamente vi ricordo che per tutte le informazioni potete visitare il nostro sito internet juris.unis.it, dove ci sono tutte le informazioni aggiornate sui nostri corsi di studio, le nostre iniziative e poi che ci sarà una replica del nostro webinar il 22 giugno alle ore 16, quindi se qualcuno dei vostri amici vorrà partecipare sarà assolutamente il benvenuto. Quindi ringrazio tutti quanti i presenti, i professori, studenti, referenti, veramente tutti quanti e vi auguro una buona serata. Grazie mille e a presto. Arrivederci. 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 Arrivederci, arrivederci. Arrivederci a tutti, buon weekend. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti.